Tutti ragazzi, buon pomeriggio, da posto fatto come al solito carico il video oggi e lo metto domani. Comunque parliamo di ancora di calcio mercato, chicca di mercato. Questa rubrica si chiamerà chicca di calcio di mercato o chicca di calcio. Comunque a breve arriverà la notizia che l'Udinese manda a casa Tutor, tutto gli onori della salvezza, e si è avvicinato moltissimo a un grande ritorno di un grandissimo allenatore che da 8 anni non è in Italia, quella di Cesare Prandelli, che si potrebbe accasare alla famiglia Woz nei prossimi giorni o domani, dopodomani. Vediamo, dobbiamo capire quanto Prandelli possa accettare il progetto Pozzo e quanto può resistere a Pozzo. Questo è un altro grande ritorno dopo Ancelotti in Italia, ritorna anche Prandelli in Italia dopo, mi sembra, 8 anni. Cioè, un altro grande mister torna tra noi. Per adesso pochissime cose di mercato. Martinez è sceso a Milano, la Juve è ferma, il Napoli si muove ma non sta prendendo nessuno per adesso. Ah, comunque poi c'è stata quella voce che dicono che Vidal è stato denunciato perché ha partecipato a una rissa nella discoteca al solito suo perché era ubriaco. Così rispondo a tifosi della Juve che sono tutti preoccupati per Vidal, che se lo sta prendendo in Napoli. Come calciatore l'ho detto sempre, era un guerriero, ma fuori dal campo, quando la Juventus è una società a parte, diversa da tutte le altre società, i suoi tesserati devono dare l'esempio. Prima di essere campioni devono dare l'esempio, e Vidal purtroppo non faceva parte di questi calciatori che danno anche l'esempio fuori dal campo. Ubriacava, aveva sempre incidenti con la macchina. Lo stesso Martin Casares ogni tanto si dava all'alcol, e la Juve giustamente li caccia, li manda a casa. E ciò, come giocatore, se lo acquista il Napoli è un valido, è fortissimo, ma è da sottovalutare Vidal, come si sta vedendo, è da sottovalutare Vidal. Però un giocatore che fa queste cose nel pieno della sua cosa, della carriera, dai, non c'è neanche da dire su questa fase del mercato. Tutta ferma ancora, gli allenatori vanno in campo, tanti allenatori. Stavo dicendo, scusate, tanti video che ho solo con degli amici, il mercato ancora tutto sta in paio, ancora ce ne vuole di tempo. Comunque per adesso credo che con Ancelotti e la guida del Napoli, per adesso il Napoli, diciamo, ha fatto un passo da gigante, veramente un passo da stragigante, che tutto rispetto a Sarri, Ancelotti è un'altra vasta. Però ora il Napoli, se vuole essere vincente, deve fare come quest'anno che abbandona le coppe, deve assolutamente vincere, tentare di vincere le coppe, perché le coppe portano soldi, come ha detto anche un altro amico mio YouTube, Mickey Riff, che invito a iscrivervi al suo canale. E ciò, comunque, anche la Juve quest'anno si deve muovere, vuole vincere questa benedetta Coppa dei Campioni. Non si può ispirare solo a Spinazzola e a Caldara. Sì, sono buoni giocatori, però sono italiani, conoscono il calcio italiano. Di certo non conoscono il calcio estero o la Champions League, cioè si devono muovere per prendere altri giocatori.